a vedere, c'era un morto a terra e hanno chiuso la strada, non ce ne hanno fatto più passare. Bambini specialmente, tutti a scappare, è stato un caos proprio tremendo. Detti che uno che ha un'attività per guadagnarsi veramente il pane, che oggi la vita è cara, viene da casa sua, pensa essere... È da capire un gesto del genere, l'esasperazione. Sì, bravo, perché lui si è visto con l'esasperato, perché pure è stato fatto qualche altra volta e si è visto con le spalle al muro. Però mi dispiace perché è un giovane che è morto, però purtroppo il gioielliere ha ragione. Che significa portare un negozio avanti? Se fanno a quarto e poi vengono, a parte mi potevano uccidere tutti e quattro. Sono una mamma e figlio, posso fare oggi sbaglio, però a questo punto si può camminare in mezzo a me. Ci sta a fare che non ci sta, non esiste, ci sta a fare che non ci sta. O di chi? Quindi mi dispiace, però purtroppo noi conosciamo da tanti anni, sono proprio persone e stanno tanti anni a fare sacrifici. Poi viene bello tu, fatto, non dire la parola, viene bello fresco fresco. C'è la legittima difesa, però dipende dai punti di vista, se effettivamente è stata una legittima difesa, se è un poco, la situazione ancora non è chiara, Lei cosa sente di dire al gioielliere che ha sparato? Eh beh, esprimo la mia solidarietà perché comunque uno viene invaso nella propria attività, nella propria casa, da persone che purtroppo hanno deciso di fare questa scelta di vita. Ci sta un morto e pure io, perché se ci stai sul lavoro, chi sul lavoro nemmeno uno se ne fa, ci vuoi a morire per un lavoro, o no? Chi rischia la vita, però è una piazza incustodita. Bene una volta, bene lui, bene tre. Io calcio i soldi per cucinare la gioielleria, per fare la gioielleria del genere. E voi, ma perché non ci parliamo a fare la roba con tutto quanto, però? Quindi è l'esasperazione però, è preposta a sparare. Però il governo che si è da morire un poco, perché pure dispiace, ma dispiace, frate, dispiace, perché tu quando poti soldare a casa, bambino, non chiedi come riesci. Allora, piglio, che buono, mio frate, ognuno sceglie la vita solo, frate. Però purtroppo c'ho la fatica, se non faccio la fatica, cosa succede? Si cose, ogni migliore. La settimana di difesa deve essere perfezionata e messa, diciamo, definita per bene. Questo è un caso che potrebbe entrare nella legittima difesa. Mi spiace per la perdita di una vita umana, però insomma, penso che sia anche giusto che uno si difenda per, in queste occasioni dove appunto viene minacciata anche la propria vita. Quindi non è che uno deve aspettare magari e spari prima l'altro e poi... Certo, forse è stato un eccessivo, come dire, un'eccessiva difesa, però... capire, secondo non lo si può, non lo si può condannare, questa è. Sicurezza che manca, noi non dovremmo arrivare a questi atti così estremi, però purtroppo, come diceva anche mio marito, si è difeso. Se avessero ammazzato lui forse non avrebbero fatto tutto questo clamore.